Ciao, sono Silvia Platania, maestra di pianoforte. Oggi ci occupiamo della domanda delle domande. La domanda che mi ha fatto Antonio dicendo: sono molto confuso, sto cominciando a suonare il pianoforte, ma vorrei capire cosa ne pensi del Beyer e dell'Anon. Sono esercizi da prendere in seria considerazione per l'allenamento giornaliero? Se sì, con che ritmo andrebbe studiato? Bene Antonio, questo video è per te e per tutte le persone che mi hanno fatto tante volte questa domanda nel tempo. Io ovviamente insegno da quando ho 15 anni, non avevo ancora finito il conservatorio prima di prendere il diploma, adesso laurea. Avevo già cominciato a fare da tirocinante a mio maestro di pianoforte in conservatorio con i più piccolini. In genere in conservatorio si fa così e in questo modo si capisce anche la predisposizione per l'insegnamento. A me piaceva un sacco. Detto questo, Beyer e Anon. Adesso mi attirerò tanto odio da alcuni colleghi, ma devo dirti la verità, il Beyer io l'ho fatto prima di cominciare in conservatorio con un paio di insegnanti privati. E una volta entrata in conservatorio, ricominciando tutto da capo, perché la mano era impostata malissimo, non avevo il modo giusto di suonare, l'indipendenza non c'era, la mia insegnante meravigliosa Maria Gachet tutto mi fece fare tranne il Beyer. Il Beyer non era neanche preso in considerazione, quindi se non vuoi arrivare alla fine di questo video e vuoi capire e non vuoi capire perché, ti dico già no, io non sono pro Beyer, assolutamente no, soprattutto per un pubblico adulto. E adesso capiamo perché. Beyer, opera 101. Sono la bellezza di 100 esercizi, 101 esercizi, 103 esercizi, no, 106 esercizi. 106 esercizi progressivi che teoricamente andrebbero fatti più o meno in 12 mesi. Poi nessuno ci riesce in 12 mesi, ma va bene. Qual è il problema del Beyer? È che è molto, molto statico nelle sue posizioni all'inizio. Cosa vuol dire? Che per i primi 30 esercizi più o meno, la mano rimane sempre nella stessa identica posizione. Quindi tu impari a suonare con il pollice qui, in questa posizione, e ci rimani proprio. E questa cosa è terribile perché abitua, e io mi ricordo questa cosa quando andavo a lezione privata, quando avevo 4-5 anni, ti abitua a pensare che il pollice sia l'1, il secondo sia il 2, il terzo sia il Mi, cioè il secondo sia il Re, il terzo sia il Mi, il quarto sia il Fa, il quinto sia il Sol. E non ti schiodi da sta cosa perché ti faccio sentire, a parte i primi che, vabbè, passiamo direttamente a, passiamo al 5, facciamo questo grande cosa, il numero 5. Sinistra uguale. Facciamo il 7. Va bene. Andiamo avanti di una decina. Andiamo avanti al 11. Rimaniamo così. Andiamo al 24. Facciamo questa gran cosa. La sinistra fa così. Ne veniamo a capo. Andiamo al 31. Cioè, insomma, se noi dobbiamo per 32 esercizi, perché l'ultimo con questa posizione era il 31, per fortuna, per 31 esercizi dobbiamo continuare a immaginare che la posizione del pianoforte sia sempre esclusivamente questa, e abbiamo perso un sacco di tempo, perché 32 esercizi, vuoi farne 3 alla settimana, 4 alla settimana, sei proprio bravissimo, 5 alla settimana.
5, 10, 15, 20, 25, 30. Hai perso quasi 2 mesi per fare una roba che ti fa male, perché pensi che il pianoforte poi, associandoci il numero delle dita, cioè la diteggiatura, perché su ogni nota ovviamente c'è scritto 3, 1, 2, e tu che non sai ancora leggere, mica leggi il nome della nota, leggi il numero del dito. Quindi, alla fine di questo lavaggio del cervello per 30 numeri, praticamente penserai che il 3 della destra è un mi, che il pollice della destra è un do e avrai sbagliato e saranno guai poi più avanti. Detto questo, io non consiglio il Bayer, nonostante l'abbia fatto, anche per un altro motivo. A livello proprio musicale, la musicalità dei brani, prendiamo neanche uno più avanti, prendiamo per esempio l'84. Non si può sentire, non si può sentire, è una roba proprio esercizio. Tu dirai, certo, è tecnica. No, ma ci sono modi e metodi per imparare a suonare il pianoforte senza dover soffrire così tanto facendo queste cose. Io mi chiedo, adesso parte la filippica, ci sono fior fiori di autori, grandi autori, barocchi, classici, romantici, che hanno proprio scritto dei brani semplici, per permettere all'allievo, alle prime armi, perché cioè, di allievi ce ne sono sempre stati piccolini nel mondo nella storia, e hanno permesso a questi allievi piccolini di fare passi progressivi uno dopo l'altro con della musica bella, bella. In più, senza nulla togliere al Bayer, io non credo che proprio lui volesse che un allievo facesse tutto il libro dall'inizio alla fine, perché è proprio insensata questa cosa. Cioè, è proprio la formuletta. Cosa devi fare per dimagrire? La formuletta, questo. Ma perché? Ci sono tante cose, non esiste una sola scuola. E quindi il Bayer per me è caput. Cioè, ci sono cose molto più belle da fare, molto più musicali, soprattutto per l'adulto. Cose che ti permettono di sviluppare musicalità, canzoni belle, melodie che ti facciano emozionare, le melodie che tutti abbiamo ascoltato da giovani e ci sono. Per andare appunto più verso questo genere di cosa possiamo prendere il Bastien, anche se questo ha un sacco di problematiche anche oltre come quelle del Bayer. La problematica che non è ovviamente che non ha è quella di non avere musicalità e soprattutto di avere già bemolli, alterazioni e diesis dalle prime lezioni. Qua sono a pagina 9 che sarà il terzo brano. 1, 2, 3, 4. Al quarto brano già ti mette le alterazioni. Abbiamo il gattino cacciatore. Benissimo, abbiamo cominciato a utilizzare le alterazioni. La slitta di Babbo Natale, poi vedi, ovviamente è un qualcosa di particolarmente adatto ai bambini, ma c'è anche la versione Bastien per adulto che ho utilizzato molto spesso. Da avere un po' di musicalità all'adulto, cosa fai? Spieghi anche gli accordi e quindi gli spieghi che questo è un do minore e gli dici: fai un bel accordo di do minore. In questo modo, cosa succede? Che puoi fare proprio questa cosa: do, re, fatto alla sinistra, ho fatto un accordo di do minore. Ovviamente io agli adulti spiego subito gli accordi, quindi do, mi bemolle e sol, do, re, mi, fa, sol, mi, sol. Faccio questo accordo do, sol, si, che è bellissimo. Fare, fa, mi, do, mi. Poi
Poi se vuoi farla ancora più bella, sulla prima battuta fai il do basso, do, poi cambi, c'è la sinistra che fa la stessa cosa e con la destra fai l'accordo di do minore. Ed è molto più bello, man mano che l'adulto diventa bravo con gli accordi, può anche arpeggiarli. Capisci che questa roba già sviluppa musicalità? È un brano semplicissimo, ma sul quale io come insegnante a un adulto posso fare un sacco di lezione su come animare gli accordi, inventare una melodia. Prendiamo ancora un altro esempio, sempre andando avanti. Così. Bellissimo, cioè è semplice, ma dà già un senso di musicalità, perché è quella che bisogna sviluppare, soprattutto da adulti. Il valzer degli elefanti, vediamo com'è. Qua ci si possono fare tanti giochi del tipo facciamolo in minore. Ultimo esempio è il mercato persiano. Quanto è bello! E ti dà anche la possibilità di fare la sinistra così. Per me questa è già assolutamente musica, è musica che permette all'allievo di sviluppare la cosa più importante che bisogna sviluppare quando si impara a suonare il pianoforte, ovvero la musicalità, l'espressività, tutto il resto. E tu mi dirai, ma non si può cominciare da queste cose? Beh, io mi sono inventato un metodo con il quale io dalla prima lezione ti faccio suonare a due mani, con musicalità, se non ci credi, vieni a chiedere a tutti i partecipanti del mio corso, li trovi nella chat di Sognando il Piano. Ma la cosa bella non è mettersi lì a fare ore e ore di esercizi, perché al posto del Beyer possiamo davvero trovare tanta musica più bella, tipo anche il Cesi Marciano. Non c'è la tecnica sulle cinque dita, per esempio. Ma un conto è fare tecnica pura, un conto è fare sviluppo della musicalità, sviluppo della capacità di muovere la mano su tutto il pianoforte e non solo sulla posizione del do senza mai trovare un'alterazione. La prima volta che trovo un diesis o un bemolle dico: oh, sono 2 mesi che studio senza diesis e bemolle, adesso come si farà? Però
Per esempio, nel Cesi Marciano che io ho fatto quando ero molto piccola, per esempio, ci sono delle ariette di Mozart che non sono particolarmente difficili, si possono approcciare dopo qualche mese, sicuramente che si è fatto già un po' di pratica con la musica, tipo. Per poi avere canzonetta. L'ho fatta in modo naturale. In realtà è. Questo sì che sviluppa la musicalità, questo sì che porta a avere proprio desiderio di sviluppare le capacità dinamiche nelle mani per farla esprimere meglio, perché diversamente il pezzo che ho suonato prima suonerebbe così. Non si può, oppure la canzonetta. Col movimento della testa, se no non funziona. No, è bruttissimo. Quindi, cosa dobbiamo capire da questo video sui vari. Ah, mi stavo dimenticando il signor Anon. E niente, la domanda sull'Anon ogni volta appare. Perché? Perché è un po' come la storia dei carboidrati dopo le 18, cioè tutti hanno detto a un certo punto che mangiare pane, pasta e riso dopo le 18 faccia ingrassare, anziché, e quindi li mangiano tutti prima, e adesso ci credono tutti, mentre è una cavolata ed è stato dimostrato. E adesso tutti i pianisti parlano di Anon, 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 e uno, cioè io incontro sempre più persone che dicono: ho fatto l'Anon fino all'esercizio 41. E io rispondo: cioè, li hai fatti tutti fino al 41? E dentro di me penso: bella cavolo. Vabbè, non posso dire parolacce, sennò poi il video va male. Ma no, ma non si va, ma per quale motivo bisogna fare? Cioè, è come se. No, basta, non faccio esempi perché questa cosa mi fa arrabbiare. Ma come mai io che ho fatto conservatorio con una delle migliori insegnanti che esistevano allora in Italia e in Europa, cioè l'Anon mi ha fatto. Se guardiamo i punti segnati sono, per esempio, il 41, qua neanche uno, il fino al. Abbiamo il 19, il 18, il 14, il 15. Il 13, il 12, l'8, aspetta, forse anche il 9, il 4 e il 2. Cioè, non sono tutti degli ultimi, ma manco mezzo, sì no, c'è il 47 anche, c'è il 47.
Ma capisci? E prendere un po' qui, prendere un po' là. Cioè, non è che vai a una dispensa dove vendono riso e prendi tutti i risi che ci sono. Prendi quello che ti serve per andare avanti nella tua tecnica. Ma capisci che a quel punto ci vuole un insegnante che sia in grado di capire quali siano i tuoi bisogni formativi, quali siano i bisogni della tua mano. Per chi non lo sapesse, l'ANON è un metodo per acquistare agilità, ma in questo metodo non c'è scritto falli tutti, ma almeno non credo, non l'ho mai letto, ma non avrebbe senso scrivere falli tutti dall'inizio alla fine, anche perché questi esercizi, te ne faccio sentire uno, lo riconoscerai lo stile, il primo. Vanno avanti così, avanti e indietro, quindi c'è il massimo della musicalità. Questi studi vanno fatti anche nelle altre tonalità. Do diesis maggiore, mi maggiore. Tutte le tonalità in modo che la mano teoricamente impari a muoversi, ma io ne prenderei 3, 4, 5, me li studierei bene e basta. Diventano una tipologia di tecnica che affianchiamo al Rossomandi, a magari se proprio hai questo desiderio perché hai comprato il libro a un paio del Bayer, ma io ti direi lascia perdere, brucialo nel camino, e ad altre cose che comunque qual è l'obiettivo nell'adulto? Non è di diventare un concertista. Il primo obiettivo nell'adulto è stare bene, divertirsi quando suona. Perché se lo metti a fare queste cose ore e ore al giorno, a meno che non abbia solo questo da fare nella vita e non abbia altro, ma poverino, ma si stuferà. È il solito esempio, è come se io dicessi voglio imparare a nuotare e prima di farmi entrare in vasca mi facessero fare solo per mesi, mesi e mesi esercizi per le braccia. Ma basta, cioè io volevo nuotare, non voglio diventare Phelps, perché mi metti a fare gli esercizi fuori dalla vasca? Io voglio entrare dentro quest'acqua, giusto? Quindi basta pensare di dover fare questi metodi in questa maniera totalmente priva di cervello. Sono metodi che vanno maneggiati da un insegnante in grado di fare un piano formativo sul tuo caso. Allora, se sei autodidatta, non prendere questi libri perché ti fanno solo del male, non li studi nella maniera giusta, perché la maggior parte delle persone che vedo studiare il Bayer e il Lanyon lo fanno a mani unite così. Che dici? Ma perché? Cioè, piuttosto fai male un pezzo che ti piace, ma perché fare un esercizio che così ti darà solo l'imprinting a studiare male? E fa pure schifo, perché non diciamo che l'anno sia bello, perché è proprio una palla. Ah, che stanchezza, no, perché poi sono quelle cose che devo ripetere, 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 ripetere. Bayer, Anon, Pozzoli, ma ancora ancora il Pozzoli è vario, ci sono varie tipologie di tecnica all'interno del Pozzoli, per esempio eccolo qua, il Pozzoli, ci sono tantissime tecniche, cosa che ancora adesso io ogni tanto prendo e ripasso per le ottave, per le doppie terze, cioè, c'è varietà. C'è varietà e soprattutto anche il Rossomandi, che è diviso su tanti libri, è molto utile. Ma queste sono cose che si fanno in conservatorio sotto la guida di un maestro. Se tu vuoi solo imparare a suonare il pianoforte per fare le tue canzonette, per divertirti improvvisando, sentendo i suoni di questo pianoforte, cioè, vedi che non è che ci voglia veramente una quantità di note pazzesche per divertirsi al pianoforte. Addirittura anche nel Cesi Marciano, nel primo volume, ci sono brani che ti possono dare una tale soddisfazione. Guarda che bello questo improvviso di Rinaldi. Grazie.
capisci che è bello già suonare una cosa del genere? E per quale motivo bisogna diventare pazzi a studiare anni e anni di Hanon, Beyer, che poi sono persone che arrivano da me, che magari per un anno, 2 anni hanno studiato Hanon, Beyer, li hanno fatti tutti quelli del Beyer, tutto l'Hanon, tu e poi non hanno mai usato il pedale nella loro vita. E dici, ma che cosa pensavi che ci facesse quella leva lì, messa a caso? Ah no, ma perché io non lo so usare? Ma è certo, perché se sprechi un anno e mezzo su suonare tutto il Beyer, tutto l'anno, dove manco è giusto utilizzarlo, non lo utilizzerai mai. Capiamo la differenza fra apprendimento dei bambini e apprendimento dell'adulto, perché è una cosa tanto importante, tanto, tanto, tanto. Quindi, se sei adulto, dal mio punto di vista, perdi solo tempo a buttarti su Beyer, su Anon e non serve assolutamente a niente per gli scopi che hai come persona adulta, cioè di suonare le cose che ti piacciono, di metterci la passione, l'amore, di avere il tuo luogo, il tuo universo, il tuo momento, tutto per te al pianoforte. I Beyer, l'Anon, lasciali fuori. O meglio, se proprio non vuoi lasciarli fuori, prendili più tardi. Quando avrai già le basi, quando sentirai la necessità di sviluppare alcune cose in più e non sarai ancora lì a chiederti dove sia il do e dove sia il fa, ok? Va bene, comunque, per tutte queste cose io posso rispondere alla tua mail, alle tue mail se mi scrivi, ma soprattutto ho fatto un corso gratuito dove c'è tutta la base per cominciare a suonare a mani unite, il primo pezzo, anche bello, e lo trovi a sonia.link/. Corso gratuito. Io sono a tua disposizione per tutte le domande che vorrai farmi qua sotto nei commenti. Se non ti sei ancora iscritto al mio canale, mi fa veramente piacere se lo farai. E un abbraccio al prossimo video. Ciao!